Siamo insieme a Betty, una dipendente di Aspal, che appunto in questo momento è tra le aziende forse più toccate da questo distretto e più messe all'angolo, diciamo. Sono molti lavoratori che rischiano il posto e appunto oggi avete scelto di aderire a questa manifestazione, perché con quali contenuti, con quali parole d'ordine? La parola d'ordine è lottare tutti insieme, perché comunque è una cosa che adesso ha toccato Aspal, ma che toccherà tutte le partecipate e non solo. Comunque è una cosa che riguarda la città, è una cosa che tocca non solo i lavoratori ma tutta la città, perché comunque se i lavoratori non hanno un lavoro, anche la città ne risente. Vuole coinvolgere la cittadinanza intera e non solo i dipendenti partecipate, non soltanto i famosi 500 esuberi che l'amministrazione continua a tirar fuori, insomma. Certo, e a questo proposito una delle prossime iniziative che è stata proposta dai sindacati è quella di spostarsi a Roma, di spostare questa protesta a Roma, in particolare l'11 di aprile per il momento. Esatto. Sembra essere la data. Parteciperete a questa giornata? Parteciperemo, anzi stiamo cercando di contattare altri comuni, altre partecipate che hanno il nostro stesso problema per invitarli a Roma, perché anche questo è un problema che riguarda tutti. Il problema sono queste leggi che comunque impediscono di riuscire a trovare soluzioni, perché ci sono dei vincoli troppo stretti, come anche il nostro sindaco continua a dire. Quindi è anche Roma che deve trovare una soluzione, devono cambiare le leggi, perché altrimenti non ce la possiamo fare. Quindi a Roma bisogna essere in tanti, non soltanto noi di Alessandria. Quindi stiamo invitando anche altre realtà. Un'ultima domanda, poi ti lasciamo andare. In questi giorni, in queste ultime settimane, il Comune ha assunto posizioni contrastanti rispetto a quella che doveva essere la strategia da mettere in atto in questa situazione. Come leggete quelle che sono state le ultime dichiarazioni del sindaco e della nuova giunta, diciamo, che ha perso un po' di pezzi? In realtà la posizione non è cambiata molto, perché la posizione è sempre quella di dire ci sono 500 persone in esubero, dobbiamo tagliare. Quindi questo è stato il loro obiettivo iniziale e questo stanno portando avanti. Al di là di tutte le parole dette, i fatti parlano. Aspal è stata messa in liquidazione e a seguito anche altre partecipate. Quindi in realtà il Comune, nonostante il sindaco dica che sta cercando,